Allora, essere ciceroni oggi significa saper comunicare. Quindi il cicerone è colui che sa comunicare, non sono io. Allora, ieri è arrivato il vento e vedete cosa ha fatto? Vediamo se, ecco qua, ha infranti i vetri, vedete? Il vento fa questo. Allora, venti di novità. Allora, la cosa che mi è piaciuta di Cicerone è questa. Vediamo, ecco qua. Questa è una fabbrica di tubi, youtuber. Allora, praticamente Cicerone dice, è una cosa molto bella, me la sono tenuta a mente, è questa. Allora dice, vediamo se riesco a leggerla. Allora, l'aspirazione del relatore non è apparire, non è, aspettate un attimo, allora, eccolo qua, l'aspirazione dell'oratore non è apparire savio fra gli sciocchi, in questo caso gli ascoltatori lo riterrebbero un pedante o un greco da poco. Quindi io sono pedante e sciocco, ce li ho tutti e due. Vabbè, andiamo avanti. La cosa bella che mi piace è che l'ha portata ai nostri, diciamo, colui che ha tenuto il libro, si chiama Roberto Radice, di Busto Arsizio, 1947, più vecchio di me, che sfiga. Allora, si avvicina di più alla bara lui di me, ok. Allora, l'idea è questa qui. L'ha aggiornata ai giorni nostri, ha detto, eccolo qua, un attimo. Allora, ha detto, per fare un esempio, un barman, un elettricista e un magazziniere, sono tutti e tre a loro modo eclettici, perché dicevano che era eclettico, Cicerone, un personaggio eclettico, perché si servono di oggetti prodotti da altri, quindi eclettico colui che si serve di oggetti prodotti da altri. In un caso dei liquori, nell'altro caso degli attrezzi, nell'altro caso di oggetti e scaffali. Ma mentre il primo crea un prodotto nuovo, il cocktail, quindi il barman è un creatore, il barman è un innovatore. Il cocktail, la cui natura dipende dalle proporzioni e dalle condizioni del miscuglio, le quali dipendono da lui, quindi è lui il creatore del suo cocktail. E poi dipenderà anche dal cliente berlo, no? Mia figlia ha detto, io gli ho detto, ma come sono i tuoi insegnanti all'università? E lei mi ha detto ottimi. E io ho detto, ma come fai a saperlo? Dice, dalla presenza nelle aule. Quando un oratore, un insegnante di università è bravo, riempie le aule. E quelli balordi si vede subito, non ci va nessuno. Quindi prima o poi o la smettano o si danno ad altro. Allora, la condizione del miscuglio è quella che compone. Ok. Il secondo si serve, il secondo quindi all'elettricista, si serve dei suoi attrezzi per uno scopo estraneo ad essi, in ragione della funzione a cui ciascuno è predestinato. Quindi lui non fa niente, usa cose già prefatte, precotte, non da lui. E sono già predestinate ad essere così. Quindi il suo mettere insieme le cose non è creativo, secondo questo Radice, ecco, Roberto Radice, ok. Mentre il magazziniere mette insieme, si serve secondo dei suoi attrezzi in funzione a ciascuno a cui è predestinato. Il terzo, il magazziniere, non verrà giudicato né per l'una né per l'altra cosa, ma solo per l'ordine che realizza mettendo ogni cosa al suo posto, ma nel posto, nelle cose sono fissati da lui. Allora, io sono anche un magazziniere mentale. Cerco di mettere a posto cose che non sono predestinate mie, non sono stato. Cioè, cerco di metterle a posto. Scusatemi se ci riesco, magari qualche volta no, ma chi se ne frega. Va bene così. Buon 282° giro di rotazione a tutti.